Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, sono le 12:33 minuti in questo istante e siamo qui oggi a uscire un pochino dalla città, dal comune di Milano, ma come lo sapete, no? Per noi Milano News, per noi Milano, la grande Milano, la città metropolitana di Milano, e qui andiamo vicino ai confini della nostra città per conoscere un comitato cittadino e per capire, insomma, come si sta da quella parte di là, insomma, proprio dalla parte opposta rispetto a dove da cui noi trasmettiamo. Lo sapete, noi siamo in zona ovest di Milano, andiamo nella zona est, nord-est di Milano e andiamo a Gessate con il comitato civico di Gessate. Abbiamo qui oggi con noi in studio il presidente Sergio Ceri del comitato. Buongiorno. Buongiorno presidente, e un membro del direttivo Roberto Sambo, sempre del comitato civico Gessate. Buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere qui. Allora, Gessate, iniziamo prima a un po' inquadrarla proprio, no? Certo. Stiamo parlando di un comune nella zona nord-est di Milano, giusto a est di Milano Sì, praticamente est, sì, nord proprio. est nord-est di Milano, zona martesana per capirci, quindi siamo sul canale della Martesana. In una zona che va da, per inquadrarci, da tra Grate e Gorgonzola, forse magari i paesi un po' più grossi e conosciuti. Beh, Gorgonzola è famoso, dai. Sì, infatti, infatti. Che tipo di comune è, nel senso, che tipo di città è, che tipo di paese è? Anzi, un paese, una città, come lo vorreste No, definire? non possiamo definirlo città, sicuramente è un paese che oggi è arrivato a circa 8.500 abitanti, questo dovuto sicuramente all'arrivo della metropolitana diversi decenni fa. Quindi Gessate è capolinea della metropolitana verde e questo ha portato ovviamente molte persone a trasferirsi in questo comune. È stato in passato, io sono nato lì quindi posso dirlo, però è stato un comune in cui si è vissuto sempre in maniera molto molto piacevole. Oggi invece è un comune che non è rimasto al passo coi tempi e oggi abbiamo diverse criticità. Ovviamente un po' dovuti a questa periferia esterna di Milano e un po' dovuti al fatto che nulla è mai stato investito su questo comune per rendere una vita accettabile ai cittadini. Come dicevi, transizione esterna, perché negli ultimi anni è rimasta insomma, molto alle cronache, si è parlato molto di Gessate di quella zona, perché è dove è passata la famosa TEM, la famosa Esattamente. tangenziale esterna, est Est esterna esterna Milano. milanese, sì. Milano, insomma, beh, tutti erano, noi altri, diciamo, che dovevamo andare fuori, tutti contenti, finalmente una tangenziale nuova, si muoverà meglio e tutto. È proprio andata così? Oppure c'è stato qualche problema? Direi di no, qualche problema c'è stato sicuramente. La TEM è una tangenziale su cui poi si può discutere sulla validità o no di questa tangenziale, oggi è ancora praticamente vuota, devo dire, però è comunque un'infrastruttura che è passata sopra ad ogni altra decisione e ovviamente anche sul nostro territorio. Quando un'infrastruttura di questo tipo passa su un territorio Ecco, comunale, vedete, questo qui, sto facendo vedere, appunto, questa è Gessate, dove vedete il puntino rosso, questa qua gialla è la TEM che passa appunto e esattamente. va a unire la A4, poi diciamo verso fino alla A1 a sud di Corretto, Milano, ok? sotto Ci Melegnano, avviciniamo esatto. allora, ecco, al comune di Gessate, eccolo qua, Ecco, quindi il questa è comune di Gessate, come Gessate. vedete, è stato attraversato in buona parte dalla TEM, da questa tangenziale, da questa grande opera. Normalmente, come stavo dicendo, quando un'opera del genere attraversa un comune, ci sono delle opere di compensazione che vengono date al comune per via del disagio che crea quest'opera e del disagio che crea anche nei 2 o 3 anni di costruzione ovviamente dell'opera. Gessate non è stata assolutamente beneficiata da queste opere di compensazione. Come mai e che tipo di opere voi vi auspicavate? Ma intanto faccio un passo indietro se lei è Sì. d'accordo e dico perché nasce il comitato. Il Giusto. comitato nasce nel 2014. Perché? Perché mentre TEM stava iniziando i lavori appunto della tangenziale, in paese, purtroppo il paese, come dicevo prima, è rimasto con 2 provinciali che attraversano ancora la parte storica del paese, quindi quella da nord e sud, che è la provinciale 176, quella da ovest a est, che è la provinciale 213, e che attraversano il paese in alcuni punti del paese, addirittura senza neanche passaggi pedonali per i pedoni, per l'utenza debole, perché è una strada, possiamo dire, ormai di qualche centinaio di anni fa. Quindi in questo scenario in cui TEM arriva, non vengono date opere di compensazione Gessate proprio in quel periodo, nel giro di pochi mesi, ha 4 morti su queste strade. 4 persone purtroppo investite sulle 2 provinciali,
e nel centro del paese, chi usciva da messa, chi si recava a scuola, eccetera. Quindi ovviamente gli incidenti succedono, ma noi abbiamo l'aggravante che gli incidenti non succedono perché tutto il traffico passa ancora nel centro paese. Beh, non è solo il traffico automobilistico, ma anche il traffico pesante. Sono stati stimati ormai più di 500 tir che attraversano il paese di Gessate. E lo attraversano in alcuni casi in zone veramente strette, come dicevamo prima, senza neanche passaggio pedonale. E quindi, diciamo, quando diceva proprio uscire da chiesa e tutto, non è una battuta, una buttata. Adesso che se voi adesso faccio vedere anche, ecco, già si vede da qua queste immagini qua, cioè questa è la statale che passa in, questa è la, provinciale che va passa all'interno, pensando, si chiama strada provinciale 216. Io qua ho visto invece che c'è un incrocio tra la 176 e la 216, che proprio dove c'è la chiesa. Sì, giusto, ecco, esatto. Possiamo, ecco, sì, facciamo vedere, sì. Grazie mille, che è questo incrocio qua. Esatto, questo, cioè, questa che 116. Arriva da nord, diciamo, è la statale. Lì c'è una chiesa, c'è un oratorio. Qua c'è l'oratorio, ovviamente. Sì, sì, eccolo qua l'oratorio. E poco più giù, se continuiamo in quella che noi chiamiamo via Badia, quindi un po' più a sud, troviamo l'altra chiesa, il comune e la villa da Co. E lì dove sono morte davanti alla chiesa, sono morte due persone. Questa è la strada, ecco, qui c'è un'altra chiesa, appunto. Cioè, passa in mezzo al paese, che vuol dire quindi non solo auto, no, ma solo auto, mezzi camion, pesanti, tir, mezzi pesanti, pullman, perché siamo al terminale della metropolitana, quindi si immagini quanti pullman. Quindi cosa succede? Il comitato, la gente si indigna, ovviamente davanti a quattro morti in giro di qualche mese le persone, gli animi vengono scossi, e si fonda questo comitato civico. Comitato civico con l'attenzione a cosa? A cercare di migliorare la situazione della viabilità di Gessate, ma riferendoci anche a TEM, visto che avevamo i disagi di TEM, e quindi cercando anche con TEM, con la, quella che allora era provincia o regione, di venire da fuori da questa situazione. La situazione al momento, quindi, quale si è avuto? Voi avete cercato un dialogo con TEM, avete cercato un dialogo con l'ex provincia, così, come è andata? Che cosa si è riuscito a portare a casa? Sì, noi tra l'altro avevamo, questa è la situazione del paese di Gessate, sì. Avevamo un'altra situazione critica proprio di quei giorni lì, che era la variante alla statale 11 in località di Villa Fornaci. Quindi, mentre non Gessate non porta a casa nessuna opera corretta per il bene pubblico, viene invece realizzata un'altra opera che crea ulteriore disagio a Gessate, perché la statale 11 dall'abitato di Villa Fornaci, dove è sempre passata, viene spostata con una variante all'interno del comune di Gessate. Quindi invece che avere delle tangenziali che portano le due provinciali fuori, ci troviamo anche con una statale dentro al centro abitato. Quindi cosa abbiamo ottenuto? Il comitato si è mosso in maniera, direi, molto proficua e pesante. E tra l'altro, scusa Sergio, prego, se ti interrompo, un progetto che quello della statale 11 che veniva appunto portata dentro a Gessate, che non prevedeva purtroppo né marciapiede, okay, né attraversamenti pedonali. Stiamo parlando anche di una strada che passa di fianco alla stazione della metropolitana, quindi, diciamo, rispetto a quello che dovrebbe essere oggi i paradigmi di mobilità sostenibile, e quindi incentivare la gente che arriva ad esempio alla metropolitana in bicicletta o a piedi, si è costruita un'opera, infatti, che tagliava completamente fuori tutto quel guardrail. C'è una pista, esatto, alta due metri, quasi, alta, sì, due metri, alta due metri, se metti una pista automobilistica, sì, infatti no, c'è una pista di go-kart, cioè, nel senso, con questi guardrail altissimi, chiusa, chiusa, sì, dove io posso, ci passo, basta, sì, prendo e me la vado dall'altra parte. Tagliava fuori tutto, praticamente la mobilità dolce completamente tagliata fuori, un intero zona abitata da 150 persone circa tagliata fuori. Per fortuna, almeno su questo, diciamo, con TEM, con diverse rimostranze anche in provincia, siamo riusciti a portare a casa qualche opera di mitigazione, quindi degli attraversamenti, un sottopassaggio, una pista ciclopedonale, che almeno l'illuminazione, che almeno, diciamo, dà un minimo di sicurezza in più a quest'opera che comunque il comune non ha mai voluto. Anche, ecco, perché qua è interessante questo discorso, nel senso che diciamo, spesso e volentieri i comitati di cittadini sono contro il comune, oppure il comune contro il comitato. Qui in realtà tutti d'accordo eravate sul dire questa roba qui non sta da fare. Esatto. Però giunta quella che opposizione, era provincia e poi città metropolitana, ha detto no, si fa, si va avanti. Inoltre facendo uno scherzetto anche ai comuni vicini, mi viene da dire, perché tracciando questa nuova variante interna, invece che esterna, di solito si chiamano variante esterna, questa cosa è una variante interna, andiamo a impedire alla metropolitana un giorno
futuro di proseguire il suo tragitto. Un grave problema questo. Prezzo, sì. Cosa che invece era già messa nei vari PUMS, nei vari progetti. Questa strada è stato possibile realizzare la strada perché per 30 anni è stato tenuto un canale di rispetto per la metropolitana, dove ovviamente non ci sono state costruzioni di abitazioni in quel canale. Questo canale oggi è occupato da una strada, dalla variante, e la metropolitana non potrà più muoversi come capolinea da Gessate. Tutto questo mentre si presenta un PUMS in Europa dove si dice che la metropolitana continuerà, arriverà a Trezzo, e mentre il sindaco di Trezzo basa la campagna elettorale sul fatto di portare la metropolitana fino a Trezzo. C'è stata una manifestazione con i sindaci con la fascia tricolore proprio che chiedevano il proseguimento della metropolitana, quindi tutti i sindaci, diciamo, successivi a Gessate fino ad arrivare a Trezzo, che chiedevano ormai da tantissimi anni il proseguimento della metropolitana. Ecco, come dire, ormai qui quanto avremo ancora da poterci fare ormai, nel senso che sarà un po' complicato far spostare questa variante, direi, dire. Però come comitato siete riusciti comunque ad avere delle piccole l'altra cosa che rimane ancora modifiche. Aperta, che forse ci siamo dimenticati di dire, perché poi purtroppo in Italia tutto ruota intorno a soldi, e è che questa strada, che con un valore stimato iniziale di 3,6 milioni, è passata poi con la... che doveva pagare un privato, il centro commerciale Corti Lombarde, è passata in carico a TEM per un valore di 10,7 milioni di euro. Più 3,6 milioni di una fideiussione che le Corti Lombarde hanno dato per garanzia di costruzione della strada, che in questo momento sono lì e non vengono richieste da nessuno. C'è una sentenza del TAR del 2014, ma in questo momento questi soldi... Quindi l'unica non si cosa sono ancora visti. Esatto, che resta aperta su questa strada è il recupero almeno dei soldi pubblici, che ci troviamo corretto, e le nostre denunce che abbiamo già fatto alla Procura della Corte dei Conti più volte, proprio inerenti a questo discorso. Sì. Il comitato credo che si sposti poi anche su tante altre tematiche, o meglio, cerca di sistemare le situazioni varie di Gessate. Sì, prima cosa, come stavamo dicendo, le altre due strade. Ecco. Il comitato a questo punto non si accontenta ovviamente di avere... in un qual modo perso per la costruzione della strada, ma avere vinto per aver almeno realizzato l'opera di mitigazione, ma continua la lotta in città metropolitana, perché poi diventa città metropolitana ed in una regione, e fortunatamente, un po' con la nostra azione, un po' con l'azione congiunta del comune di Gessate, della giunta, riusciamo a ottenere 10 milioni di euro nel 2016 stanziati da Regione Lombardia. Per fare due varianti fondamentalmente, di cui una quasi già costruita, mi dicevate, perché in realtà è stata usata come strada di cantiere durante, quindi in realtà lo spazio è vuoto, diciamo, si può benissimo utilizzare, e l'altra appunto che porterebbe la strada, quella che arriva penso così da Monza, giù di lì arriva, che va da Monza con Lago, direttamente va saltando tutto il centro abitato. Se i soldi sono stanziati, mi immagino quindi che le USPE sono lì, davanti al anche noi confini, ci immaginavamo al confine di Gessate che stanno entrando. Magari. E invece cosa succede? Invece no, le USPE TEM le ha portate via tutte e non è più rimasto nulla. Come spesso succede, i soldi sono stanziati, sono stati deliberati da Regione, ma c'era un accordo tra Regione e Città Metropolitana. Regione stanziava l'investimento, Città Metropolitana invece doveva preoccuparsi della realizzazione della strada, quindi progettazione e realizzazione della strada. Qui parliamo del 2016, nel 2017 devono partire, a fine 2017 devono partire i lavori, e quindi in questo periodo siamo dovuti stare nel pieno dei lavori per la realizzazione delle nostre tangenziali. Nulla è successo, perché la Città Metropolitana ha preso tempo, ha detto di non avere più le capacità di portare avanti la progettazione. Abbiamo cercato di spostare la progettazione a questo punto in Regione Metropolitana, in Regione Lombardia, e invece siamo stati osteggiati un po' in questo nostro proseguo, e ad oggi i lavori non sono ancora partiti. Voi cosa state facendo al momento per chiedere appunto a chi di dovere di ricominciare a mettere insomma le USPE in moto? Purtroppo dopo che abbiamo richiesto a Regione Lombardia di portare questo nuovo accordo tra Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comune di Gessate in giunta per poter appunto spostare le opere di realizzazione della Città Metropolitana a Regione, qui una mano occulta ha fatto in modo che in ogni giunta non si riuscisse a presentare questo accordo, e siamo arrivati ovviamente che la giunta è stata cambiata, le nuove elezioni, e a questo punto siamo fermi nell'attesa di capire chi saranno i nostri nuovi interlocutori. Ecco, prima in fuori onda mi dicevi che è interessante vedere come in realtà però state facendo un'operazione congiunta voi e il comune, no? Diciamo, cioè, più a livello politico appunto il comune, più a livello civico noi. Voi altri.
i gessatesi, come si chiamano quelli di gessato? Gessatesi. Ci ho preso, meno male. Sì. Insomma, come stanno reagendo a questa mancanza di rispetto, viene da dire, cioè di patti che già comunque c'erano, nel senso? Beh, fortunatamente noi abbiamo avuto sempre un grosso proseguo dei gessatesi, ci hanno sempre appoggiato, siamo stati a fare una manifestazione addirittura in provincia con più di 200 persone, abbiamo fatto diverse manifestazioni sul territorio di Gessate, facciamo periodicamente le assemblee pubbliche per informare ovviamente i gessatesi di quello che succede. Cosa dire? I gessatesi sono ovviamente indignati e schifati da questa situazione. Ricordiamo anche, Sergio, che sono venuti sia l'attuale vice sindaco della città metropolitana Arianna Censi, sia l'allora assessore regionale a mobilità e trasporti Alessandro Sorte, con altri esponenti di spicco della politica, sono venuti a Gessate nella nostra sala consigliare a promettere queste strade, la realizzazione di queste strade. Quindi, insomma, una cosa importante che ci sembrava anche che ponesse, come dire, un sigillo sul fatto che si facessero, mentre invece poi purtroppo non è stato così, e queste persone che sono venute a farci questo promesso oggi non sono così facili da ritrovare e da contattare. Ecco, quello che mi lascia perplesso della vostra storia è che in realtà per una volta le promesse sono state disattese bipartisan, nel senso che mi viene da dire, cioè, da una parte appunto città metropolitana sappiamo che è in mano a un certo colore e vi hanno fatto promesse che non vi hanno mantenuto. Bravissimo. La regione in mano a un altro colore vi hanno fatto promesse e non le hanno mantenute, insomma, sembra dire cosa vi avete fatto, cioè, ce l'hanno su con voi, per dire, no? O forse c'è qualcosa dietro che non è davanti a questi poteri destra e sinistra, insomma, non lo so. Ah, ecco, infatti bisognerebbe capire appunto allora, dove qualcuno che spinge da qualche altra parte, sembra, perché davvero è pazzesco questa cosa, che appunto uno dice, c'è una parte che mi osteggia, l'altra dovrebbe allora a quel punto salire sul carro del controaltare, invece no, qui mi osteggiano. Direi che assolutamente c'è qualche potere dietro i politici ovviamente che guida queste decisioni. Cosa fare però per Gessate? Ci sarà qualcosa di bello a Gessate, no? Certo. Oh, ovviamente male. Sì. Oh, meno male. Però poi ci sarà qualcosa che voglio magari poi concludere con qualcos'altro di brutto invece che sta per succedere sul comune di Gessate. No, allora, vicino al comune di Gessate. Allora, mancano pochi minuti alla chiusura, allora no, andiamo avanti. Beh, comune di Gessate, cosa c'è di bello glielo dico in poche parole, ma è un comune comunque bello. Abbiamo dei palazzi ancora storici molto belli, Villa d'Acò che è entrata anche adesso nelle corde del FAI. Abbiamo il Palazzo Cesare Beccaria, dove è stato anche il Manzoni per diversi estati in vacanza, quindi storia l'abbiamo. C'è una bellissima Martesana. Abbiamo la Martesana, su cui nel plis della Martesana si parla di un'area che deve essere rivalutata dal punto di vista turistico, della biodiversità, della protezione degli animali e soprattutto della protezione di un'area che è stata sempre prettamente agricola ad alto rendimento e che deve essere riqualificata. In tutto questo c'è oggi il parco del Rio Vallone. C'è il parco del Rio Vallone, che è un parco naturale perché siamo attraversati anche da questo rio. In tutto questo oggi, proprio tra il parco del Rio Vallone e la Martesana, c'è in territorio di Masate, a confine tra Gessate e Inzago, c'è il progetto di costruire due ciclopici impianti di biogas. Ah. Adesso lo chiamiamo bio e quindi direbbe, ma tu sei contro il biogas? No, assolutamente non sono contro il biogas, ma vorrei che quando si decidesse di realizzare queste cose ci fosse un senso dietro. Primo, bisogna per forza informare la popolazione dei rischi e dei benefici di questi impianti, e secondo, quando si realizza un impianto così grosso, abbiamo saputo ieri sera che verrà alimentato da circa 25-30 mila tir all'anno. E ricadiamo ancora su questo. Allora, i tir dove passano? Si ritorna sempre lì, diciamo. E l'inquinamento, chiamiamolo bio l'impianto, l'inquinamento che genereranno i tir? Ma si ritorna sempre lì. Vi ritrovate a dover avere in cento paese il passaggio poi di questi tir, se verrà fatto questo bio, questi biogas, insomma, io non so davvero a chi dobbiamo rivolgersi. Secondo voi chi è il prossimo step a cui andare a chiedere, a rivolgersi e dire basta promesse, facciamo davvero quello che semplicemente avevate promesso di fare? Perché poi a me è questo che lascia comunque sconvolto, non state chiedendo cose che vi siete inventati voi, ve l'hanno detto loro che siete andati a fare. Beh, direi sicuramente la nuova giunta di Regione Lombardia, questo sarà ovviamente il nostro primo interlocutore. Anche perché dice la voce di spesa di questi 10 milioni di euro che non devono sparire, non si devono perdere. Il nostro rischio è questo, no? Che le cose vengano rallentate fino a che poi si perdono anche i finanziamenti. Noi non vogliamo questo assolutamente, staremo ovviamente sul pezzo e cercheremo di stare sulla stampa in tutti i modi per poter tenere l'attenzione su questo problema.
dove mi dicevate siete nati 4 anni fa, perché insomma ci sono state anche delle morti, ci sono state insomma dei brutti fatti. La situazione al momento com'è? Nel senso, siete riusciti comunque a far capire anche ai gestatesi di ragazzi dobbiamo stare attenti per i fatti nostri, perché qua se no nessuno ci aiuta, oppure ogni tanto ovviamente ancora... Nel frattempo abbiamo chiesto e lavorato col sindaco per avere una miglioria dell'illuminazione pubblica, okay, e avere passaggi pedonali migliori. È stato messo un limite di 30 all'ora poi dice, col comune, quindi in realtà hai dovuto, il comune ha dovuto mettere poi di tasca sua per sistemare delle cose che in realtà hanno fatto altri. Questo sicuramente. Ha dovuto muoversi di dove poteva, ad esempio, come diceva Sergio, mettere i limiti, ma no, non può fare altre cose su strade che passano in mezzo al comune, ma sono provinciali. Esatto, appunto, perché non sono sue. Insomma, esatto. Anche lì immagino che il comune abbia un po' le mani legate su moltissime situazioni e che faccia fatica appunto ad intervenire. Non so, avete intenzione di andare alla regione a breve? Assolutamente oppure... sì. Assolutamente. Cosa sì. Diciamo ai vostri concittadini? La prima cosa che faremo sicuramente sarà trovare un interlocutore in regione con cui andremo a parlare. La stessa cosa lo sta facendo il nostro sindaco Giulio Sancini, che appunto, come dicevamo prima, ha sempre collaborato con noi, è stato molto attento a questa vicenda. Quindi entrambi, sia il comune con la giunta che noi, cercheremo sicuramente l'interlocutore con cui parlare. E poi c'è tutta la cittadinanza pronta a scendere ancora una volta in Regione Lombardia per farci ascoltare. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio tantissimo, siamo ormai in chiusura. Io quello che posso fare è fare un appello come al solito a quella parte di politica che invece si dà da fare, che cerca sempre di risolvere i problemi delle persone. Spesso volentieri si chiamano sindaci queste persone, e qui in questo caso abbiamo visto come il sindaco ad esempio sta facendo il suo lavoro, però insomma fateci sperare che anche nelle altre istituzioni, nell'ex provincia, nella città metropolitana, in regione ci sia ancora qualcuno che abbia voglia di fare e dare una mano davvero al territorio. Territorio è una parola che si usa spessissimo: difesa, salvaguardia, conoscenza del territorio. Beh, qui c'è solo sinceramente da andare a vedere la situazione, che è palese dalle foto, anche si capisce che è una situazione invivibile nel 2018, avere dei tir che ti passano in una stradina di paese, veramente è una piccola via di paese. E quindi se davvero si vuole salvaguardare il territorio, e il territorio di Gessate, anche le chiese, i palazzi appunto che mi dicevi, non capisco davvero perché non intervenire e non trovare una soluzione tra le tante soluzioni in realtà che sono già state trovate e anche finanziate, appunto. Mi sembra quello, esatto, che io continuo a rimanere sbalordito da questo, nel senso che per una volta che hanno trovato anche i soldi, cioè fatelo davvero. Io davvero vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Aggiornateci, fateci sapere come va avanti, cerchiamo di tenere gli occhi aperti sulla vostra situazione, nonostante la distanza che ci divide, però insomma, nonostante siamo a così tanti chilometri di distanza, ci teniamo che insomma Milano sia la grande Milano, siamo qui a raccontarcela da anni, la grande Milano, la grande città europea, e poi ci perdiamo in queste piccole cose che però poi creano grandi e enormi problemi, esatto, a chi abita in quelle zone. Davvero grazie mille, grazie a voi. Seguire. Nei commenti della diretta abbiamo messo il link ai vari pagine del comitato di civico di Gessate, in modo che appunto se volete anche informazioni, se volete sapere di più, magari siete di Gessate e non sapevate l'esistenza del comitato, non si sa mai, c'è una pagina Facebook molto attiva, quindi insomma loro ci sono, basta unire le forze e cerchiamo di portare a casa il risultato, come si dice in questo caso. Davvero grazie mille, grazie, buona giornata a voi. Grazie, grazie anche a tutti voi, buona che giornata. Ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani alle 12.30, sempre qui con una nuova puntata di Good Morning Milano, e oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie.